Adesso vedremo insieme quelli che sono i tre step che io considero fondamentali per creare un trucco anti-aging. Spesso vengono trascurati. Mi chiamo Tiziana Zambelli e sono una makeup artist. Sono specializzata nel semplificare le migliori tecniche di trucco professionali per renderle accessibili a tutte le donne, in modo che possano creare il loro trucco da tempo libero, da lavoro, il loro trucco quotidiano. E ho notato che quando mi interfaccio con le persone nelle lezioni di trucco individuali e personalizzate online, alcuni di questi step vengono trascurati. Il primo step importante è quello di andare a uniformare il viso con una base. Spesso si pensa al fondotinta come prodotto da utilizzare per la base. In realtà, con il passare del tempo, è meglio utilizzare dei prodotti un pochino più leggeri, più idratanti, magari con un fattore di protezione solare, come ad esempio la BB cream. Infatti io consiglio sempre la BB cream, perché i fondotinta possono essere di vari tipi. Ci sono anche questi fondotinta che alla fine vi creano un effetto opaco. E l'effetto opaco su una pelle matura non va bene, perché con il passare degli anni la pelle perde colore, tende un pochino ad ingrigirsi. Oltretutto, se siete state anche al sole, vedrete che col tempo la pelle risulta un pochino più secca, ha bisogno di idratazione, quindi bisogna scegliere un prodotto che sia anche idratante, ma veramente idratante, perché a volte sui fondotinta c'è scritto che sono idratanti, ma in realtà non è così. Vedrete subito, quando andrete ad applicare una BB cream, che il vostro viso sarà molto più luminoso, vi darà luminosità. La luminosità è una cosa fondamentale, l'effetto freschezza, l'effetto viso luminoso, radioso, vi toglierà già tantissimi anni. Molte delle persone che si interfacciano con me, che mi chiedono aiuto durante le lezioni individuali personalizzate online, mi fanno presente che la base spesso si vede. E soprattutto si va poi ad infilare dentro le pieghe, dentro le rughette, soprattutto queste qui, naso, labiali, e va a sottolinearle. Come fare per rimediare a tutto questo? Semplicemente utilizzando la Beauty Blender, che io uso prevalentemente asciutta per non andare a diluire troppo il prodotto. Quindi è fondamentale andare a uniformare l'incarnato, soprattutto se avete delle discromie, delle imperfezioni, come ad esempio le macchie scure della pelle. Poi, già che ci siete, potete passare velocemente il prodotto anche sul contorno degli occhi, che spesso presentano discromie, occhiaie e anche borse. Ho parlato delle occhiaie e delle borse e come fare per andare a ridurle utilizzando il trucco, perché si può fare ovviamente, il trucco ci aiuta tantissimo, e vi lascio il link nelle schede se volete andare a guardare questo video. Passiamo a quello che è il secondo step che molte donne non fanno, cioè l'utilizzo del blush. Il blush e la terra sono in qualche modo equivalenti. La terra ci serve per avere quell'effetto abbronzato, invece il blush è colorato, mentre la terra è marrone, ha questo colore caldo. Questo è il blush. La differenza tra la terra e il blush è che il blush ha questo colore rosato o color pesca, che imita un po' il colore delle guance quando sono un pochino colorate, dà quel senso di freschezza al viso, e quando il viso è un po' spento quel tocco di blush va veramente a ringiovanire, a meno che non abbiate dei problemi di coppe rose o di rosacea, dove siete già naturalmente rosse, soprattutto nella zona delle guance. In quel caso i rossori
vi potrebbero essere d'aiuto se sono poco evidenti, ma in realtà purtroppo i rosoli sono sempre posizionati dove non dovrebbero essere posizionati, quindi di conseguenza dovreste andarli a coprire e poi applicare la base, in questo caso la BB Cream. Ho realizzato un video dedicato a come coprire i rossoni per creare un viso o una base uniforme. Vi lascio il link nelle schede. L'ultimo step che per me è fondamentale riguarda gli occhi. Sul trucco dell'occhio ci sono varie opinioni. Dice no, assolutamente gli ombretti perlati non vanno bene. Io uso tantissimo gli ombretti perlati su signore over 40, over 50, ma anche over 60, perché quel tocco di luminosità ammesso e aggiunto nei punti giusti, perché bisogna trovare quelli che sono i punti giusti, dà subito luminosità allo sguardo. Ho notato che questo effetto sta bene sia con gli occhi scuri, ma in particolar modo con gli occhi chiari, cioè si illuminano gli occhi chiari. Quindi l'ombretto perlato va utilizzato in un determinato modo. Poi un'altra cosa importante da evitare è il colore nero. Non lo uso neanche sulle ragazze giovani, preferisco utilizzare un marrone molto scuro perché il nero è sempre troppo scuro. Oltretutto, se migra, vi fa quell'effetto che poi tende a diventare grigio, poi a volte ci sono questi neri che si confondono un po' con le occhiaie e quindi creano quell'effetto violaceo oppure occhio pesto. Ci sono talmente tanti colori da utilizzare come il verde scuro, il blu, il grigio scuro, il marrone scuro, ma tantissimi, che aggiungere il nero non è così importante, non è fondamentale, perché abbiamo una gamma di colori molto molto vasta. In questo video vi ho fatto vedere tre, perché ce ne sono tantissimi altri di step, ma tre step importanti per creare un trucco anti-aging. Se vi è piaciuto questo video, se volete approfondire questo argomento, vi invito a guardare il mini corso di trucco, è un mini corso online. Vi basta iscrivervi per poter ricevere gratuitamente tre lezioni. In queste tre lezioni vi insegno quali sono gli step iniziali fondamentali per poter iniziare a truccarvi, ma soprattutto per poter ringiovanire il vostro sguardo. Questo mini corso è tratto dal corso Trucco Occhi Antietà per over 40, 50 e 60. Vi consiglio di iscrivervi, di guardare queste tre lezioni, perché se metterete in pratica, ed è importante mettere in pratica quello che vi insegnerò in queste tre lezioni, migliorerete subito il vostro trucco. Io vi saluto, vi aspetto mercoledì prossimo con un nuovo video di make up. Make up a tutte e alla prossima, ciao!